stiamo facendo. Qua abbiamo allestito una situazione un po' a computer, una tastierina, qua c'è la scheda audio, qua c'è il mio theremin, l'effettistica che uso, chitarra, basso e niente, cioè, sono qua al locale, qua vedi c'è un teleschermo dove praticamente proietterò un po' di immagini tue dei documentari, giusto per fare che ci si ispiri un po'. E niente, noi stiamo iniziando in questa colonna sonora. Più presto ti manderò qualcosa di fresco. E niente, un saluto. Volevo parlarvi un po' di questa colonna sonora fatta per Francis Trinipet, però prima di tutto volevo creare un po' una genesi di com'era andata. Dicevo, in questi ultimi anni ho iniziato a seguire un po' di trasmissioni web che parlavano appunto della vicenda del mostro di Firenze. E beh, io ne sono sempre rimasto un po' attratto perché durante le vacanze estive andavo appunto in vacanza in Toscana e frequentavo parecchi fiorentini, nonché anche ricordo due miei cari amici abitavano proprio a Borgo San Lorenzo. Poi quando ero ancora più piccolo e proprio si sviluppavano i fatti, io leggevo sul giornale Mostro ed ero così piccolo che pensavo che fosse proprio una creatura mostruosa, che è tipo un mostro acquatico, roba del genere, in quanto non collegavo mostro a un essere umano. Però invece poi no, cioè, guardando bene la vicenda, sono rimasto abbastanza impressionato dai tratti di questa persona. Primo incontro, dicevo appunto, sul web e poi gestendo un locale volevo creare una situazione dove magari si poteva fare una trasmissione dal vivo all'interno del locale. Una persona che andai a contattare fu Angelo Marotta, che ringrazio e saluto, in quanto per i cultori appunto del caso, Angelo è sicuramente un punto di riferimento. Poi purtroppo questo evento non siamo ancora riusciti a farlo perché era tutto pre-Covid, è successo. Mi ha portato a conoscere la figura di Francis Trinipet, Francesco Petrini. Sono rimasto molto affascinato, uno storico cioè, nella vita, ma anche cioè, uno storico della vicenda, quindi il suo punto di vista per me è sempre stato molto importante. Ho voluto tra l'altro coinvolgere altri artisti. È stato un periodo abbastanza denso perché abbiamo organizzato un festival, ho anche suonato live con la mia band, quindi che è un evento abbastanza raro ultimamente, ma quindi c'è stato molta carne al fuoco, però comunque in un paio di mesi si è riusciti comunque a creare questa canzone Messo in Abbasso appunto dalla collaborazione di Jenny, che ha un'esperienza legata ai synth, legata appunto più tastieristica, e io volevo appunto ricreare delle situazioni sonore un po' anni 80, perché il periodo storico a cui si fa riferimento sono proprio gli anni 80. Di conseguenza abbiamo fatto una scelta anche a livello di suoni, a livello di tastiera, a livello di drum machine, tutta la parte, diciamo, di sì,
sintetica, tutta la parte di drum machine e tastiere è completamente frutto dei software e strumenti di Logic, come la maggior parte anche dei plugin. Però abbiamo avuto l'idea di usare un approccio più anni 70, nel senso che ci siamo trovati nella sala grande, quella del Midnight Club, e abbiamo trasmesso nello schermo grosso. Volevamo mettere delle immagini del film, ma poi alla fine è stata strana la cosa, ci siamo focalizzati su poche immagini ma eloquenti. Quindi niente, luci spente, e ci siamo concentrati sulla musica, che è stata composta, penso, in un paio di ore di improvvisazione totale. Poi, in un secondo momento, abbiamo unito, diciamo, tutti le varie suggestioni che abbiamo avuto, e quando ci siamo ritrovati poi a fare un lavoro di ristrutturazione dei brani. Non lo so, sono molto ispirato da quei produttori che lasciano suonare i musicisti, improvvisare proprio delle canzoni create su queste improvvisazioni. Quindi ho voluto fare più o meno la stessa cosa.